Tutto pronto, si aprono le gabbie, partiti, cavalli della quarta corsa del pomeriggio. Buona la partenza di Davagna che si guarda all'interno perché atto finale più deciso a farsela davanti, e così è dopo poche centinaia di metri. In terza posizione troviamo Homer, in quarta all'interno Dottor Zivago, in quinta con la giubba rosa Jacaranda a precedere Cianguro Basque, poi di dentro troviamo anche la figura di Birindelli a precedere Zuoer e Mystic Alchemy, che oggi è partito decisamente meglio rispetto alle ultime volte. Si va di conserva in questa prima fase con ancora in vantaggio atto finale nei confronti di Davagna, che galoppa ai suoi fianchi. In terza posizione all'interno c'è sempre la figura di Homer con la giubba arancio e bianca, all'esterno gravita invece Dottor Zivago, poi l'altra coppia è formata da Jacaranda che al suo esterno Cianguro Basque, di dentro ha recuperato qualcosa anche Birindelli e ancora Zuoer e Mystic Alchemy a contatto. Non si è accelerato ancora perché si sta andando molto piano con atto finale in vantaggio affiancato da Davagna, si procede per coppie, la seconda coppia è formata da Homer con all'esterno Dottor Zivago, poi Jacaranda, di dentro Birindelli, di fuori Cianguro Basque ed ancora in coda Mystic Alchemy con Zuoer. Vecchio rudere superato già da 100 metri, non è cambiato nulla, posizioni che si sono ulteriormente cristallizzate con atto finale sempre in vantaggio, Davagna che prova subito a mettere pressione al suo esterno, è la prima a lanciare l'affondo, dalle retrovie si fa sotto anche all'interno Birindelli anticipato sempre da Homer, Dottor Zivago, Jacaranda accompagnata, poi all'esterno Cianguro Basque, ancora Zuoer e anche Mystic Alchemy della partita, gruppo che si è ulteriormente ricompattato, atto finale sempre in vantaggio, ma Davagna dal centro della pista è già passata in vantaggio, prova a far lo sforzo anche lo stesso Homer, Dottor Zivago che si muove per corsie più esterne, Jacaranda che invece va di dentro alla ricerca della migliore azione, accompagnato anche Birindelli, di fuori ci va Mystic Alchemy, Zuoer che ha un muro di cavalli davanti, quando siamo a 300 al traguardo è ancora tutto messo in discussione con Cianguro Basque che è passato in leggero vantaggio, di dentro prova ad impegnarsi Birindelli, Jacaranda e poi Zuoer che adesso lo spazio l'ha trovato al paletto dei 200, Cianguro Basque è in vantaggio nei confronti di Homer, ci prova all'esterno Zuoer insieme a Dottor Zivago nel tratto conclusivo, è solo gestione per Cianguro Basque con Mario Sanna che vincono e anche bene nei confronti di Homer, Dottor Zivago, Zuoer e Jacaranda solo al quinta. Vince dunque Cianguro numero 7 dello schieramento, vittoria numero 7 in carriera dopo il secondo posto dell'ultima volta, oggi migliora ulteriormente in handicap di dotazione superiore, Marco Cangiano al training, i colori sono quelli di Valentina Mauriello, 7 al primo posto, vediamo la lotta per le piazze che cosa ci ha detto, ma insomma bella impressione per Cianguro Basque, solo leggermente accompagnato da Marieddu che vince numero 7 dello schieramento al primo posto, abbiamo detto. E poi Homer e secondo me ancora Dottor Zivago, quindi numericamente 7-2-1 l'ordine d'arrivo della quarta, è tutto.